thank you Buongiorno a tutti. Oggi vediamo il problema del caso, che però non è il fato, lo spiegheremo. E questa parabola del povero saggio che salva la città. Leggiamo il primo versetto. Ritornai a considerare che sotto il sole non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane, e degli anziani saggi la ricchezza, e nemmeno di coloro che hanno conoscenza la grazia, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Ecco, ci sono varie categorie di persone. Ecco, lo sportivo, agile nella corsa, il forte nella guerra, il sapiente, gli anziani saggi e, e quelli che hanno conoscenza. E dice che il tempo e il caso raggiungono tutti, cioè vuol dire che nessun uomo, ha anche il saggio, anche quelli positivi e negativi, ecco, eh, il guerriero è contrapposto ad esempio al saggio, però eh, per tutti c'è ecco, il caso che raggiunge il tempo. Il tempo è il caso, cioè vuol dire che la storia, anche la nostra storia personale, è nelle mani di Dio. Ecco. E, eh, nessuna di queste categorie può tenere in pugno ecco, la sua vita, ecco. Eh, lo sportivo si può fare male, la guerra si può perdere, gli anziani saggi eh, non sempre hanno la ricchezza e anche quelli che hanno conoscenza non sempre hanno la grazia. Ecco, oppure hanno queste cose, però poi eh, avviene un fatto fortuito, eh, il caso, come dice, e possono perdere tutto quello che avevano guadagnato eh, in un momento, ecco. Quindi eh, il futuro è, è, è nelle mani del Signore. Eh, ne parleremo poi nella, negli spunti, perché poi dietro c'è anche un altro discorso da fare. Sul caso, ecco, guardiamo la, la nota, ecco, questa parola, pega, che vuol dire ehm, appunto l'avvenimento fortuito eh, più che il caso, o il fato, come credevano i romani e i greci, c'è solo due volte nella Bibbia, è molto raro, ecco, e non corrisponde a corrisponde al caso dei, dei greci e dei latini, sebbene in Israele questo concetto non era nell'uso comune. Per gli ebrei è solamente l'avvenimento inaspettato, ma non riferibile al fato dei greci e dei romani. Infatti la 70 traduce con un termine che vuol dire accidente, incontro, caso. Ecco, potete vedere il vocabolario. Ecco, continuiamo. Eh, il 12 e il 13 a leggere infatti l'uomo non conosce neppure il suo tempo come pesci sono, sono che vengono presi nella rete fatale come uccelli presi al laccio come, come loro i figli dell'uomo sono presi in trappola nel momento avverso quando si abbatte improvvisamente su di loro. Anche questo esempio di sapienza ho visto sotto il sole ed essa era assai grande per me. Ecco, questi versetti appunto parlano ancora del caso, l'uomo non conosce il suo tempo, l'abbiamo già detto, e fa la metafora dei pesci eh, nella rete. E gli uccelli presi al laccio, ecco, che sono liberi, fanno quello che vogliono, però poi a un certo punto eh, incappano in una trappola. La trappola del, del cacciatore. E, e come questi, come i pesci e gli uccelli sono anche gli uomini che vengono presi in trappola nel momento avverso quando improvvisamente si, avvi, ab, si abbatte su di loro. Ecco, poi eh, su questa conclusione al, al versetto 13, ecco che anche questo esempio di sapienza ho visto sotto il sole ed essa è, era assai grande per me. Ecco, poi non lo spiega. Ecco, però eh, c'è dietro la grande sapienza di Dio, perché ne parleremo negli spunti. Ecco, poi la seconda parte parla appunto di, questa, di questo avvenimento abbastanza strano. E dice, se leggiamo, dice c'era in una piccola città, pochi, c'era una piccola città ed erano pochi gli uomini che vi erano. Un gran re si mosse contro di essa, l'assediò e vi costruì contro grandi, contro grandi fortificazioni. Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, proprio lui nella sua sapienza salvò la città, eppure nessuno si ricordò di lui di quest'uomo povero. Allora io dico, è meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi pronunciate con calma si ascoltano meglio delle grida di chi domina tra gli stolti: meglio la sapienza che le armi da guerra, ma un solo peccatore fa perdere un grande bene. Ecco. È meglio la sapienza della, della forza, cioè il povero saggio è meglio del re prevaricatore e guerriero. Ecco, questo può darsi che sia appunto il pensiero di Salomone. Il libro è attribuito a lui, e qui però è. Appunto, sappiamo che Salomone non, non ha fatto mai delle guerre, ma era un re, un re saggio, sembra proprio una parola sua. Ecco, il povero non viene più ricordato perché, perché è di condizione misera e quindi non, non ha. Non ha visualità in questo mondo vano, ecco, nel, quando c'è dilagante la vanità, come ci ha detto Tcoele tante, tante volte, ecco, questi fiori del deserto, quel ecco, povero saggio che eh, salva la città, non viene più riconosciuto. Il re viene, muove l'assedio eh, con delle macchine da guerra, Ecco, ma proprio lui, per questo povero saggio, nella sua sapienza salva la città, eppure ecco, dice: nessuno si, ricorda, si ricordò di lui di quest'uomo povero. Ecco e poi il versetto 16 dice: È molto meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata le sue parole non sono ascoltate. Ecco, Salomone, se è lui, ecco, io penso che sia lui a questo punto, apprezza moltissimo la sapienza e l'ha eh, coltivata fin dalla giovinezza. E la sapienza è, più forte, della forza, è la più forte della forza, infatti la saggezza di Salomone aveva conquistato anche tutte le nazioni vicine, per la sua saggezza venivano, venivano ad ascoltarlo ed era famoso in tutto il mondo per come anche gestiva eh, il regno, che era floridissimo. Il, 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 il periodo di grande... Eh, espansione, si potrebbe dire, di Israele, è stato proprio sotto Salomone, non sotto Davide, e neanche sotto Ezechia o altri re che hanno fatto bene. Salomone li ha, li, li ha, li ha superati tutti nella sua saggezza. Veniva anche la regina di Saba dall'estremo sud, per ascoltarlo. Ecco. E la saggezza è, 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 è sa, come dice Salomone, qua, Coelet ecco, sarebbe la soluzione, appunto, anche per il mondo di oggi invece che la guerra. Siamo ancora lì a fare le guerre, però vedete che Coelet ci dice eh, queste cose circa eh, 3.000 anni fa, ecco, e aveva ragione. Ecco, poi per questo povero eh, saggio che salva la città, l'abbiamo ehm, accennato, non luccica, non ha visibilità perché è misero, eh, viene considerato, non viene considerato nella sua saggezza, che la saggezza, come ha detto Coelet, è molto meglio eh, della forza. E, e perché? Perché tutto il mondo è sotto, eh, come dice San Paolo, sotto l'ombrello della vanità. E siamo fatti tutti così, amiamo di più le cose che luccicano, quello che brilla, ecco, quello che è esteriore, passeggero, vano. Ecco. E non guardiamo alle cose sostanziali che sono, ad esempio, un uomo saggio che governa, Oppure che salva la città, che governa bene e salva la città. Ecco in questo caso eh, poi eh, Salomone, Ecco Elet, eh, dice: La sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate perché è povero. Ecco, vediamo anche oggi che tanti ricchi vengono votati e vanno a, a governare, nelle democrazie anche, e perché il ricco si pensa che sia fortunato, che sia capace negli affari. Allora eh, il popolo lo, lo vota sperando appunto di, di stare un po' meglio, ma poi queste prospettive sono quasi sempre eh, disattese. E poi eh, dice alla fine, al versetto 17, eh, le parole dei saggi pronunziate con calma si ascoltano meglio delle grida di chi domina tra gli stolti. Ecco, c'è anche il problema del popolo, del popolino bue, ecco, anche quel popolo che ha condannato a, alla morte Gesù gridando crocifiggilo dopo tutto quello che Gesù aveva fatto. E hanno ascoltato più eh, in quel caso lì le grida ehm, diaboliche dei capi religiosi che non le parole di calma e di saggezza del Signore, le parole di pace. Ecco. E poi l'ultima sentenza dice <coughs> meglio la sapienza che le armi da guerra. Ma un solo peccatore fa perdere un gran bene, ecco, chi grida e minaccia come abbiamo visto prima, ma fa figura: ecco, trova accoglienza solo tra gli stolti. Ecco, e meglio la sapienza che le armi da guerra, ma un solo peccatore fa perdere un gran bene, vuol dire che un solo peccatore, un uomo traviato, può seminare molta zizzania in virtù della stoltezza di chi lo ascolta. Ecco, c'è anche qui il problema è che la saggezza non è, non è molto spesso ehm, seguita, si guarda più altre cose, ad esempio la, ehm, la forza militare che fa paura, che incute timore e stiamo tutti bassi, tutti... Mh, tutti zitti, ecco, invece la sapienza quando si, si manifesta con la logica e con la verità, ecco, il popolo non l'accoglie, la, ecco, fa, fa meno visualizzazioni, diciamo così, e questo è un po' il, il dramma ecco, dell'umanità, dell che anche per questo si può dire, come dice sempre Coelet, che la vanità, la... L'umanità <coughs> è stata sottomessa alla vanità e questo lo dice anche San Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani, parla proprio della vanità riferendosi a Coelet, un popolo che è chiamato, come diceva Osea, a, a, ad alzare il capo e guardare il cielo, e invece pensa continuamente alle cose materiali e della terra. E questo peccatore che fa perdere un gran bene è il dittatore. Ecco, abbiamo visto la metafora dei pesci e degli uccelli che vengono presi dai cacciatori, che vivono liberi, ecco, che volano, nuotano sott'acqua, ecco, fanno cose che neanche noi uomini riusciamo a fare, si dovrebbero considerare delle creature periferici, però anche loro non hanno in mano il loro futuro, come gli uomini, dice subito dopo. Ecco, poi però dice... Che, che questa è la grande sapienza di Dio: il fatto che l'uomo non abbia in pugno la sua vita. Coelet vede che, appunto, nessun uomo, anche il dominatore, non ha in mano la sua vita: anche tanti tiranni sono morti improvvisamente, sono stati uccisi, ecco, sono stati sconfitti. Ecco. Non c'è mai eh, una sicurezza in quello che facciamo. Quindi eh, Coelet ha fatto proprio anche l'esempio del giusto, eh, dell'uomo di conoscenza, dell'anziano, ecco, del corridore, dell'atleta. Ecco, nessuno di questi ha in pugno la sua vita. E questo è una grande consolazione ecco, per noi, perché... Eh, tiene le redini della storia e del futuro è Dio. Ecco, allora eh, questo dato che Coel ci, ci trasmette ci, ci porta appunto a, alla fede e all'abbandono eh, al Signore, perché non abbiamo in, in pugno la nostra vita e questa è la grande sapienza di Dio. Il futuro, guardate: dunque, la prima cosa che volevo dire è che, come per la scienza, anche per noi cristiani nulla è dato al caso. Qui si parla di caso pochissimo, perché è una parola rarissima anche nell'ebraico. Ma i, i romani pensavano al fato, e anche i greci, e il fato. Eh, era praticamente il Dio al di sopra di tutti, che nessuno poteva prevedere, ma per noi è tutto diverso. Noi sappiamo come la scienza, come la scienza dice che eh, nulla si muove per caso in tutto l'universo, non solo nel corpo umano o negli animali, eccetera. E così anche noi cristiani dobbiamo pensare che tutto viene permesso o fatto da Dio, anche se non riusciamo a capirlo, come dice Coelet in un altro passaggio, altri passaggi. Ecco, allora questa è una cosa che ci dovrebbe portare alla fede, all'affidamento al Signore, all'abbandono. Ecco. E invece non ci pensiamo mai. Continuiamo anche oggi a pensare alla fortuna e alla sfortuna, oppure andiamo a vedere l'oroscopo, oppure i film di fantascienza per sapere il futuro, eh, ma sono tutte bazzanate perché eh, appunto la, la, la storia è in mano al Signore e a nient'altro. Sapete che anche il diavolo non sa il futuro, eh? sì, dicono anche gli esorcisti che possono individuare, ad esempio, se hai una malattia mortale e ti possono dire guarda che morirai, ma non sanno il futuro. Vedono tutto, che è un'altra cosa, perché sono spiriti, ma non sanno il futuro. Infatti anche nei Vangeli, quando Gesù inizia a cacciare i demoni, i demoni dicono sei venuto prima del tempo a tormentarci. Ecco perché pensavano, come anche tutti i giudei, anche gli apostoli, che la venuta del Messia fosse definitiva e si instaurasse il, il regno universale del Messia. Invece no, il, nelle scritture c'era scritto che... Doveva morire e poi sarebbe tornato alla fine dei tempi. Allora vedete che anche i Vangelici dicono la stessa cosa, che neanche il diavolo sa il futuro, lo sa solo Dio. Ecco, questo era il primo spunto. Eh, L'ultimo è il fatto che i giusti e i saggi sono dimenticati. Questo è, è un grave malanno, come direbbe Coelet. Ecco perché i saggi sono quelli che fanno la storia, la fanno pacificamente. La saggezza è meglio della guerra, dice Salomone Coelet, e ha perfettamente ragione. E quando i giusti del mondo operano il bene finché ci fa comodo, li seguiamo, ma poi sono dimenticati anche loro. Ecco, pensiamo anche a quelli del nostro tempo, non so, Gandhi, Martin Luther King, questi erano i veri saggi del mondo. Nelson Mandela, ecco, che con la saggezza hanno combattuto delle vere e proprie guerre, anche se erano disarmati. Ecco, e però non si ricordano, ecco, non si ricorda neanche la storia. Questo, anche questo è un grande malanno che, che vediamo sotto il sole, come direbbe Coelet, perché se non si impara la storia, si ricomincia a, fa, a fare tutti gli errori che si sono fatti in passato. Faccio un esempio. Nella Repubblica di Pericle, siamo quasi nel IV-V secolo a.C., avevano già individuato il, il problema delle oligarchie e del monopolio. Adesso, oggi, ritorniamo a fare le cose che, che i greci, 2500 anni fa, avevano già scoperto che non andavano bene per una democrazia. Eh, oppure tante altre cose. Le guerre che hanno visto i nostri nonni le abbiamo dimenticate, e ora si, siamo arrivati in questo momento storico ad avere ancora una volta la guerra fredda. Si prepara una guerra che forse eh, non accadrà, ecco, ma se accadesse sarebbe l'ultima per il pianeta, ecco, quindi ascoltare i saggi, leggerli, ecco noi cristiani le storie dei santi e dei giusti del mondo e poi gli altri uomini che anche non credono, però ricordare questi saggi come hanno fatto a vincere le loro battaglie appunto armati solo di saggezza. Ecco. Pace bene a tutti e buona giornata.